Buonasera. Sì, la mia relazione verte sugli strumenti deflattivi del contenzioso, ossia quegli strumenti che sono stati istituiti dal legislatore per attenuare il rapporto che sappiamo essere conflittuale fra fisco e contribuente. Ovviamente, caratteristica principale degli strumenti deflattivi è quella di evitare il contenzioso, anche se ci sono alcuni strumenti che possono essere applicati proprio in pendenza del contenzioso tributario, ma soprattutto quello di definire una volta per tutte la pretesa impositiva azionata dagli uffici finanziari. Iniziamo con uno degli strumenti, diciamo, più conosciuti, l'autotutela. Autotutela, che cosa succede? A seguito della notifica di un atto impositivo, se non si vuole proporre ricorso, si può proporre istanza di autotutela all'ufficio competente, che poi è lo stesso che ha emesso l'atto. Caratteristica fondamentale è che non sospende la presentazione dell'autotutela, non sospende i termini per ricorrere. Quindi, essendoci solo 60 giorni per ricorrere in commissione tributaria, si auspica che l'istanza di autotutela sia presentata o dal contribuente o da un suo delegato, che può essere il consulente o l'avvocato, in brevi termini, anche perché l'ufficio potrebbe anche non rispondere all'istanza di autotutela e così si formerebbe il silenzio rifiuto. Diciamo che ci sono dei casi classici in cui è bene presentare istanza di autotutela. Questi casi sono quando si ha un errore di persona, un errore da parte dell'ufficio di logico oppure di calcolo, anche quando c'è una doppia imposizione, oppure c'è una mancanza di documentazione che comunque poi il contribuente allega all'istanza, sempre entro i termini di decadenza dell'azione accertativa. A seguito quindi della presentazione dell'istanza di autotutela, l'ufficio può rispondere positivamente e quindi definire la pretesa impositiva dallo stesso azionata, oppure può rispondere negativamente, quindi negare l'autotutela, e infine può anche non rispondere. In questo caso sappiamo tutti che si forma il silenzio rifiuto. Ripeto, attenzione quando proponiamo istanza di autotutela perché non sospende i termini per il ricorso in commissione tributaria. Poi possiamo passare all'accertamento con adesione. Accertamento con adesione che si ha nel momento in cui si riceve un avviso di accertamento che non è stato preceduto dal prescritto invito a comparire di cui al decreto legislativo 218 del 97. Che cosa succede nel caso in cui il contribuente voglia presentare istanza di accertamento con adesione? Si invia un'istanza oppure si protocolla all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate la richiesta di adesione, che può essere o dettagliata e quindi contenere già una proposta di adesione all'accertamento, oppure può anche essere generica e quindi chiedere un incontro con l'ufficio, con il funzionario che ha emesso l'atto impositivo, per addivenire ad una definizione della lite. Come sappiamo, l'aspetto premiale dell'adesione è quello che va a ridurre ad un terzo le sanzioni presenti nell'avviso di accertamento. Attenzione però, a seguito della legge finanziaria per il 2016, la quiescenza all'accertamento, che prima prevedeva le sanzioni a un sesto, non esiste più, ma c'è la quiescenza con le sanzioni a un terzo. Allora si potrebbe pensare: non presto acquiescenza all'accertamento, tanto faccio adesione e tanto avrò sempre le sanzioni a un terzo. Non bisogna, diciamo, adagiarsi su questo ragionamento, in quanto l'adesione prevede poi, alla fine, diciamo, degli incontri, un atto di adesione che deve essere giuridicamente motivato. Non, il sol fatto di aver presentato l'adesione non porta ad ottenere automaticamente dall'ufficio le sanzioni ridotte a un terzo, anzi, si deve andare a cercare di ridurre l'imponibile, così le nuove sanzioni saranno ridotte sul nuovo imponibile. L'istanza di adesione, al contrario dell'istanza di autotutela, sospende per 90 giorni i termini per ricorrere in commissione tributaria. Quindi, sommando i 90 giorni dell'adesione ai 60 giorni per ricorrere in commissione tributaria, avremo 150 giorni per addivenire
ad un accordo di adesione. A questi 150 giorni si aggiungono anche i 31 giorni della sospensione feriale del mese di agosto, anche se nel 2015 ci sono state due sentenze che potremmo definire fantasiose della Cassazione, che invece hanno stabilito l'esatto contrario, cioè che i termini di sospensione feriale non erano cumulabili rispetto a quelli dell'adesione e della proposizione del ricorso. Comunque l'Ufficio delle Entrate ha una circolare a cui ogni volta si attiene, e fra l'altro c'è stato anche un recente intervento normativo, e quindi possiamo stare tranquilli perché si cumulano in caso di adesione i termini di 31 giorni per la sospensione feriale. Quindi potremmo avere, nella migliore delle ipotesi, 150 giorni più 31 giorni per addivenire ad un accordo di adesione. Come si conclude il procedimento di adesione? Si conclude con l'accordo di adesione che viene firmato dalla parte. Volevo fare una domanda attenzione. È la riscossione in questo periodo? L'accertamento esecutivo che si L'accerta succede. sì, giustamente come mi fa notare il collega, in questo periodo l'accertamento esecutivo, quindi l'esecuzione, viene interrotta. Dicevo, come si chiude la procedura? Con un accordo di adesione che viene firmato dalla parte o da un suo delegato rappresentante e dall'ufficio, e che deve prevedere il pagamento o in un'unica soluzione o il pagamento rateizzato. L'accordo di adesione si ha per definito con il pagamento o totale o della prima rata. Nel momento in cui non viene pagato oppure non viene pagata la prima rata entro 20 giorni dall'accordo di adesione, l'adesione tamquam non esset, cioè non esiste. Quindi saranno iscritte al ruolo, se non si fa ricorso, se si è fuori dai termini per proporre ricorso, tutte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Nel caso in cui invece il contribuente, anche in buona fede, riesca a pagare la prima rata, la seconda rata e poi non riesca più a pagare le residuali rate, che cosa succede? Viene iscritto al ruolo il tributo residuale e le sanzioni dal 30% passano al 60%. Passando poi invece a un istituto che con la riforma tributaria del 2015, in particolare con il decreto legislativo 156, ha subito delle sostanziali modifiche, parleremo ora del reclamo mediazione. Con l'ambito di applicazione del reclamo mediazione è quello delle controversie che hanno un'imposta non superiore ai 20.000 euro. Praticamente è lo stesso calcolo che andiamo a fare quando calcoliamo il contributo unificato. Se togliamo le sanzioni, togliamo gli interessi, rimane l'imposta, che non deve essere quindi superiore a 20.000 euro. Fra le modifiche rilevanti, dobbiamo ricordare che mentre prima gli unici atti reclamabili erano quelli dell'ufficio delle imposte, adesso anche quelli degli agenti della riscossione, degli altri enti impositori, fra cui gli enti locali e quindi i comuni. Che cosa succede? Mentre prima si doveva inserire nel ricorso oppure farne una parte un'istanza di reclamo mediazione, ora col nuovo articolo 17 bis del 546 del 92, la proposizione del ricorso vale anche come produce gli effetti del reclamo. Quindi dovranno passare 90 giorni dalla proposizione del ricorso, in cui si potrebbe anche trovare un accordo di mediazione con l'ufficio impositore. L'ufficio impositore cosa fa? E ora andiamo più alla pratica diciamo di tutti i giorni. O risponde positivamente, e in quel caso la lite si definisce con un accordo di mediazione, o risponde negativamente, e quindi molto probabilmente si andrà in commissione tributaria, e comunque, a prescindere dal momento in cui l'ufficio risponde, bisogna sempre aspettare i 90 giorni e iscrivere al ruolo nei successivi 30. Oppure l'ufficio non risponderà, e quindi anche in questo caso il contribuente aspetterà i 90 giorni e nei successivi 30 iscriverà al ruolo. Anche in questo caso il termine per l'eventuale reclamo
si cumula al termine di sospensione feriale. Questo è stabilito dal nuovo articolo 17 bis, così come rivisto dalla riforma tributaria del 2015, perché invece prima non era, diciamo, era dibattuta questa eventualità. Che cosa facevano molti colleghi? Non cumulavano il termine di sospensione feriale, tanto dicevano, anche se iscrivo prima al ruolo, il ricorso è improcedibile e non inammissibile. In questo caso che cosa succedeva? E cosa può succedere anche oggi se inavvertitamente si iscrive al ruolo prima dei 90 giorni? All'udienza pubblica il giudice d'ufficio, oppure se controparte lo rileva, il giudice cosa dovrà fare? Dovrà dare un termine, che sicuramente non sarà inferiore ai 90 giorni, per esperire la procedura del reclamo. Dopodiché non ci sarà una nuova iscrizione al ruolo, ma ci sarà, se il reclamo non è andato a buon fine, una nuova udienza in cui si tratterà il merito del ricorso. Per quanto riguarda invece gli altri istituti, fermo restando che la dottoressa Epicoco ci parlerà della conciliazione, sono istituti che, diciamo, sono meno diffusi, quali il ravvedimento operoso, che sicuramente per voi sarà più familiare essendo commercialisti, e quindi dobbiamo ricordare che con il decreto legislativo del 158 del 2015 sulle sanzioni, addirittura partendo da una sanzione del 30%, come sapete, si può anche arrivare a una sanzione di un quindicesimo del 15% se il ritardo nel pagamento avviene, non supera i 15 giorni. Abbiamo anche l'adesione ai processi verbali di constatazione, che è stata soppressa, però è ancora valida per i processi verbali sulle imposte dirette sull'IVA consegnati alla parte entro il 31 dicembre 2015. Dopodiché abbiamo l'adesione agli inviti al contraddittorio, e in questo caso si deve aderire a tutto quello che l'ufficio già ha inserito nell'invito al contraddittorio. L'effetto premiale sarà quello di avere una sanzione ridotta a un sesto. Infine, i famosi avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, ai sensi dell'articolo quindi 36 bis e 36 ter del DPR 600 del 73. In questo caso la riduzione delle sanzioni sarà a un terzo e a due terzi. Un'ultima cosa, stante l'assenza dei rappresentanti di Equitalia, quindi giusto due pillole sulla rottamazione, sul decreto fiscale, quindi il decreto fiscale ora ancora, diciamo, siamo ancora nei termini fino al 31 marzo. Prima il dottor Diretto ha detto che ci sono state delle istanze per prorogare i termini, quindi la rottamazione si può anche chiamare condono, che è un condono che però va non sul rapporto fiscale, quindi tra contribuente e amministrazione finanziaria, agente della riscossione, ma è un condono che va a vedere la documentazione al momento presente in Equitalia. Che significa? Che per tutti gli importi iscritti al ruolo al 31 dicembre 2016, dal 2000 al 31 dicembre 2016, si potrà aderire alla rottamazione, che prevede, come ben sapete, innanzitutto la rinuncia alle liti se ci sono delle liti pendenti, e anche il pagamento dell'imposta e dell'interesse. Non si pagano invece le sanzioni, gli interessi di maggior rateazione e gli interessi di mora. Infine, e questa è una cosa che fra l'altro ho scoperto dopo aver prodotto le prime istanze di adesione, per quanto riguarda l'aggio della riscossione, l'aggio della riscossione viene tolto in caso di rottamazione, però non viene tolto del tutto, ma viene rideterminato applicando questa proporzione: il debito iniziale sta all'aggio di riscossione applicato da Equitalia, come il debito residuo sta a X, dove X è l'aggio rideterminato. Per quanto riguarda i pagamenti, se si paga in un'unica rata non saranno applicati interessi, invece
se si paga nelle 5 rate canoniche, saranno applicati interessi del 4,5%.